il soggetto non ha scusato il canale dopo il momento, dopo la notte di mio padre, una malattia difficile, si rinnovare e rinnovare quanto arriva a 65 anni, che ha messo un biologino aspettatamente e scopre un mondo che prima non conoscevo di mio padre. E questo mondo dice che è un padre. Mi fa molto grato quello che io ho anche di più, anche di più. Anche se hai trasferito con una persona, cioè... ma io ho parlato con una madre che si è abbastanza diversa da quella storia. Sì. Passa attraverso il mondo della perdita di una figlia, questa cosa, e la scoperta di... Sì, diciamo che mia madre ha preso la scoperta della sessualità, la scoperta di se stessa. Una donna che a 65 anni inizia a vedersi, diversamente, a viversi diversamente. Questa è, diciamo, la parte più autobiografica. Ecco, è un punto di tutto, è facile da produrre oggi in Italia, con una storia del genere in mano, con le porte aperte, chiuse, socchiuse, sì, ma però ormai. È difficile, è molto difficile, diciamo che è difficile trovare l'ascolto per una storia così. Io l'ho trovato grazie a Daniele e Marica, alla Medium Fast, ho avuto fortuna, però diciamo che un po' quello che io racconto è un po'. Non dico un tabù, ma c'è una paura di parlare della sessualità femminile, ma della sessualità over 60, no? E c'è la paura anche di affrontare la morte. La morte è anche la rinascita, principalmente la morte, il lutto. Di più il punto di vista è il fatto che questa madre scopre se stessa in fondo, è un fatto accavato. Già di questi tra due punti di cultura viene da lontano, con una pugliese che è andata a chiesa, che ha un marito e una figlia che parlano di loro, lo governo chiesto, ma non c'è, quindi è dentro e fuori. Questa è una cosa che era già in un momento, quindi se partita da questa idea, poi invece mi interessa fare la domanda a noi. Sì, rispondo più assolutamente. No, io vengo da Trieste, sono un problema, ma volevo sempre raccontare questo, il confine, le due lingue per le quali io anche ho sofferto tanto da Triestina, c'è stato un muro, e l'uno e l'altro, non potevi essere una delle cose, politicamente accusato e abusato, e io volevo raccontarlo diversamente, volevo raccontarlo anche con amore, verso entrambe le culture e rompere un nuovo confine, che è stato molto, molto duro, adesso non c'è più. Poi, ho approfittato di un'età perché a Trieste c'è una comunità di paesi molto potente, però una piccola famiglia lunga per me. Sì, perché la decisione di questa rosa fosse pugliese è arrivata dopo. Ci abbiamo ragionato molto con Katia proprio perché poi man mano che la sceneggiatura, no, approfondiva in certi dettagli, questo fatto ci è sembrato una cosa in più che poteva aggiungere, diciamo, la distanza che si crea tra questi due, marito e moglie, giusto meno, lei appunto proveniente dal sud, e ci sono state anche letture che io ho fatto insomma, che raccontano questo mondo di confine, no? E tutto questo abbiamo scoperto poi stando lì a Trieste, che esisteva questa comunità pugliese, ma diciamo che, ecco, è una cosa, diciamo, un dettaglio in più, ma che si aggiunge poi, insomma, no, alla costruzione di questo film, di questo personaggio, di questa storia. Sì, sono friulana, sono friulana e austriaca, quindi anche per quanto riguarda, diciamo, una scelta di dare un colore a questo personaggio con la sua, diciamo, un'altra nota in più, c'è stata questa decisione presa con Katia di dare questo suo accento austriaco, insomma,
sono andata a cercare quello, diciamo, l'oggetto che mi ricordavo da bambina, degli austriaci, amici di mia madre, che venivano in Italia, parlavano in italiano, dei modi. E quindi, no, il personaggio sì, un personaggio che ha molto, insomma, molto, non so se molto breccia su alto, però ha questa doppia vita, questa è quella che, diciamo, detiene questo piccolo spazio dove le donne continuano a incontrare, quindi c'è una doppia vita, un doppio lavoro e ha un forte legame con Rosa, perché è l'anello mancante, diciamo, quello che unisce Rosa, cioè ci sono Rosa, Maria e Elena.